Terra Verde Gourmet oggi a Revello con il nuovo sindaco Paolo Motta. Siamo qui in questo paese a 351 metri, con 4.000 qualche abitante, siamo proprio in Valle Po, ma oggi qui siamo qui da Ciculatea. Questo tempo di primavera che fatica ad arrivare verso l'estate, i dolci, i prodotti, il gusto del cioccolato assumono ancora, come poi tutto l'anno, un valore in più. Conosciamo questa pasticceria De Petris, una pasticceria di effetto, di cuore, di storia, di effetto, perché la sua storia emoziona nei dolci e nell'osservarla, nel gusto di come si presenta. Una pasticceria dal cuore grande, una pasticceria di quel gusto artigianale del nostro Piemonte. Ci avviamo e incontriamo gli amici. Così si definiscono gli amici che ci danno il dolce della famiglia De Petris. Andiamo. E camminiamo verso la pasticceria del Viale, la pasticceria De Petris, eccetera, ma a Revello, questa piccola città del tardo medioevo, subalpina dell'antico marchesato di Saluzzo, si trova un registro di corti che si fa risalire alla metà del secolo X. E Revello, un borgo proprio ai piedi del Monte Bracco, è la porta d'accesso alla Valle Po, ma noi siamo proprio dinanzi a un'altra porta del gusto, alla porta proprio di pasticceria del Viale, pasticceria De Petris, una storia nel gusto. E ci avviciniamo per vivere il gourmet della Valle Po. E qui nel cuore di Revello ci si siede qui a un tavolo della pasticceria del Viale, e qui si trova proprio questa caffetteria, questa cioccolateria, questo gusto particolare, una piccola boutique del dolce, una vera e propria cioccolateria dove è possibile degustare il cioccolato in tutte le sue forme, lo vivremo tra poco. E quant'altro si possa desiderare. Il locale è proprio gestito dai fratelli, che sono Riccardo, pasticcere vincitore di numerosi premi nel gusto gourmet, nei concorsi in Italia e nel mondo, e Mario, quel barista esperto, quel barista che ti offre un caffè, quell'esperto torrefattore. Incontriamoli e parliamo dei gusti qui della Valle Po, di quei prodotti d'eco, ma di quel Ciculatè del Monviso. Siamo entrati nei segreti di Riccardo De Petris, e qui c'è il cioccolato del Monviso, questo cioccolato. Ma Riccardo, una parola, la tua tradizione di famiglia certamente, questa pasticceria del Viale, questo amore verso il gourmet, il gusto della pasticceria, quando nasce? Allora, nasce fin da bambino, perché io sono figlio d'arte, quindi mio papà già faceva questo mestiere e io ho voluto continuare, ma la passione di scoprire la materia prima, il cioccolato in questo caso, ha fatto sì che io ampliassi un pochettino le mie conoscenze, le mie tecniche, e diventassi un vero cioccolatiere, o come va di moda adesso dire, un chocolate maker, ovvero un produttore di cioccolato. Io il mio cioccolato lo realizzo acquistando direttamente le fave di cacao in giro per il mondo e facendo tutta la trasformazione in loco, quindi from bean to bar, come il termine che viene utilizzato, dal seme alla tavoletta di cioccolato. Esatto, io quando mi è possibile vado direttamente nelle piantagioni di cacao, quindi nelle zone tropicali del mondo, importo le fave di cacao e qui sotto il Monviso, i piedi del Monviso, faccio tutta la trasformazione. Quello che vediamo, questo cioccolato, in che momento siamo della lavorazione? Qua siamo quasi alla fase finale, perché in questo momento nella nostra temperatrice abbiamo questo cioccolato al 70% di origine ecuadoriana, che sta sciogliendosi e sta andando in temperatura per essere possibile modellarlo nelle varie forme, nei vari stampi o a seconda dell'impiego che ne necessita. Permettimi, mi sembra una fontana del gusto. Qui
un altro angolo di laboratorio dove qui c'è proprio l'essenza, l'origine del lavoro di Riccardo. Ecco, spiegaci quello che hai preso con la paletta, cos'è? Queste sono le fave di cacao, diciamo crude, che come ci arrivano noi in laboratorio, in questi sacchi da 60 kg di juta, dove da qua inizia proprio tutta la processazione della trasformazione del cacao in cioccolato. Anche tu ce la esemplifichi qui. Ecco, là cosa abbiamo? Sì, la prima fase è quella della pulizia, quindi andiamo a separare la dimensione delle fave, anche perché ci faciliterà poi la tostatura, quindi la cottura del cacao, perché senza una cottura non abbiamo un cioccolato. Il secondo step è quello di, si chiama cut test, andiamo a tagliare le nostre fave di cacao per analizzare se hanno avuto una fermentazione corretta o hanno dei difetti o quant'altro. Da qui vedo, ecco, ma queste ad esempio cosa sono? Allora, queste che vedete colorate, le rosse e gialle, sono delle riproduzioni delle cabosse di cacao, che è il frutto del cacao. Il frutto del cacao è come se fosse una grossa noce, dove all'interno vi sono i semi di cacao, che sono quelli che vi ho fatto vedere, questi qua. Inizialmente hanno questa colorazione bianca, al momento che vengono aperti si innesca una fermentazione che va a ossidare il prodotto e va a trasformarmelo da bianco a color cacao, quindi il colore naturale che siamo abituati a... Tu qui hai messo gli ingredienti, questo è zucchero. Sì, perché il prodotto cioccolato, per essere definito cioccolato, deve avere le fave di cacao con l'aggiunta dello zucchero. Senza questi due ingredienti non abbiamo il cioccolato. Nelle varie ricette possiamo avere anche l'utilizzo di latte in polvere se andiamo a realizzare cioccolato al latte, burro di cacao per fare i cioccolati più tecnici, o il cioccolato bianco, che se vogliamo è il meno cioccolato di tutti, e altre ricette in base alla nostra... Sono curioso, questo cos'è che vedo particolare? Questa pietra molto particolare si chiama metate, è la pietra che le civiltà maya utilizzavano per frantumare il cacao. Quindi le civiltà maya, questo lo viviamo da vicino proprio con le nostre immagini, frantumavano il cacao all'interno, e con quest'altra pietra facevano una specie di mortaio, se vogliamo, come il nostro basilico italiano. Andavano a frantumarlo e con la pressione, lavorandolo molto molto tempo, da grezzo, quindi solido, cominciare a diventare impasta e poi liquido. E arriviamo, qui vedo tante cose, vedo questo, questo è importantissimo, ma ne parliamo fra poco, il cioccolato del Monviso, questo marchio della famiglia De Petris, nella storia, proprio in Valle Po, il cioccolato del Monviso è De Petris. Ma dopo lo viviamo, ma questo invece che adesso faccio io cioccolataio, okay. Faccio io cioccolataio, ecco, questo cos'è? Questa è la nostra fava di cacao che abbiamo visto prima, una volta tostata, viene frantumata, e in questa fase abbiamo sia la buccia di cacao che la parte buona. La buccia di cacao è quella che noi dobbiamo separare, perché è la parte, diciamo, non buona del cacao. Quindi questa è, ecco, lo ridiciamo di nuovo, frantumato. Qui si vede, è un cacao frantumato. Qui abbiamo sia la parte buona, edibile, che la parte che dobbiamo scartare, la buccia di cacao, la cascara, come la chiamano i maya. Questo è un cioccolato molto particolare, molto mio, me lo ritengo, e molto cioccolato del Monviso, perché è un cioccolato alla viola e al mirtillo. Le viole raccolte direttamente ai piedi del Monviso e i mirtilli qua delle coltivazioni revellesi. Quindi questo proprio, la colorazione nasce proprio dalle viole, dai mirtilli messi. Esatto, nella fase di lavorazione, di frantumazione, di miscelazione, vengono messi i mirtilli, che vengono prima fatti disidratare, e le violette essiccate, che quindi donano questo profumo molto particolare e questa colorazione inusuale al mondo del cioccolato. Ti invito a sollevarlo proprio perché voglio proprio che l'immagine faccia vedere questo mesciare di sapori di questa terra. Esatto, della peccato Valle. Che per televisione non si può sentire il profumo, ma è una cosa molto molto particolare. Io sono molto onorato, e un vanto per me questo cioccolato, perché proprio adesso recentemente ha preso la medaglia d'oro agli International Chocolate Award nella categoria europea, e ha fatto sì che questo cioccolato sia il miglior cioccolato d'Italia a livello europeo. Mi
miglior cioccolato d'Italia. Ecco Riccardo, questa operazione che hai fatto e questa macchina, c'è una peculiarità, una particolarità direi, peculiarità dopo ma particolarità prima nella scelta di una pietra, insomma racconta. Esatto, questo è il nostro mélanger, quindi la macchina che va a frantumare il cacao per trasformarlo poi in cioccolato. Qui ho inserito le fave di cacao già ingranellate, quindi un pochettino ridotte in granulometria più fine, e ci sono queste pietre che vanno a schiacciare il cacao, che sono molto particolarità e anche un po' la particolarità del cioccolato del Monviso, perché la ruota che frantuma il cioccolato è stata modificata e adesso non si vede perché è bagnata dal cioccolato, ma è la pietra blu del Monviso, la pietra di Luserna, che quindi noi lavoriamo molto con il territorio. Il Monviso rientra anche nella fase di lavorazione. Quindi curiosità, questa pietra proprio con la camera la riprendiamo da vicino, bagnata in questo momento di cioccolato, è la pietra blu del Monviso. Esatto, che dona appunto una peculiarità, un sapore anche, una finezza differente che va proprio a far sì che il cioccolato del Monviso sia unico. E qui siamo nel momento importante, Riccardo, tutti i momenti sono importanti, ma un nastro si apre e qui c'è il Monvisone, con Elio, Ada e Mario, no? Che sono tua mamma, tuo papà, tua mamma e il fratello, che poi scambieremo qualche parola, perché a me sembra che il dolce ci vuole sempre dopo un caffè, dopo esatto. Un caffè ci vuole dolce, quindi essere caffettieri è una cosa importante, ma il Monvisone, questo tuo marchio importante, registrato, è un prodotto unico che forse poche volte poniamo attenzione su tante eccellenze artigiane che noi col gourmet poniamo in risalto, e questa è una importante di questa valle, ma del Piemonte, del panorama nazionale. Esatto, il Monvisone è una nostra creazione, è una della famiglia dei lievitati. La cosa particolare è che utilizziamo gli ingredienti del territorio, perché all'interno troviamo la frutta locale semicandita, quindi la pesca, l'albicocca e la mela tipiche di queste zone, e i cereali antichi, quindi il grano saraceno, la segale e il mais, che compongono la ricetta con il miele della montagna. È un dolce biglietto da visita del nostro territorio. Ma il Monvisone, l'idea Monvisone, quando nasce? Nasce alcuni anni fa, infatti è stato uno studio molto lungo, molto difficile da realizzare, anche perché riuscire a dare a un lievitato la forma e l'effigie del Monviso non è stato così semplice. Però è proprio stato l'idea di poter fare un prodotto molto legato alla nostra zona dove viviamo, perché la montagna, il simbolo del Piemonte, il Monviso, ci appartiene e noi apparteniamo a lui. Allora accompagnami, perché io voglio andare qui da papà Elio, da mamma Ada, ma io voglio capire, figli così, come Mario che conosciamo proprio, ma figli così, dediti alla pasticceria, creare una pasticceria e poi pensare che i figli continuino con questa passione, che dicono il Monviso, le nostre radici, la nostra terra, insomma non era previsto, o si pensava, o già da piccolini si vedeva che il gusto verso il cioccolato c'era? Cioè, da piccolo lui era sempre già in laboratorio, già cominciato già da giovane proprio, perché noi all'inizio avevamo la panetteria e poi abbiamo fatto questo. In che anni nasce la pasticceria? La pasticceria nasce nel 94. 94. Quindi però, già i figli però correvano, erano già piccoli pasticceri. Sì, perché io ho iniziato nel 76 con la panetteria e poi mi sono già dedicato un po' più alla pasticceria e abbiamo continuato e loro si sono. Ma la mamma, vedere i figli che si dedicavano già da piccoli, volevano venire in laboratorio, diceva no, non stare, oppure diceva no, sa, giocate qui? Sì, vi dicevo sempre di giocare, di imparare a fare il lavoro del suo papà. A farli qua. E vedo che i genitori non si stancano, Riccardo, tu sei presente. Mario, cosa dire? Qui, come si dice, ci vuole sempre, tu sei un caffettiere, sei quello sì. Del gusto, di quello del servizio, dell'agreement ai clienti, che, come si dice, il caffè tira il dolce, no? E quindi, però, tutto parte sempre da quel servizio d'inizio, da quella cosa. Ecco, un pensiero col fratello, voi siete giovani, ho visto bambini, già tutti col cappellino da chef,
Ma insomma, qui il caffè è il dolce, ma uno non viene solo a prendere un caffè veloce come siamo abituati. Qui a De Petris, pasticceria De Petris, pasticceria del Viale, ci si ferma. Sì, qui consigliamo di fermarsi e abbinare uno dei nostri dolci al nostro caffè che tostiamo anche direttamente qua nei nostri laboratori. Ecco, una domanda ultima prima di dirvi un grazie dolce davvero da De Petris, ma tanti dolci, tipo questo che abbiamo qua, perché va bene il Monbisone, va bene i dolci importanti, va bene tutto quello che abbiamo visto, ma questi dolci, tanti piccoli gusti gourmet che hai di là, proviamo a dirne due che sono eccezionali, che qui col caffè bisogna prendere. Questo ad esempio mi invoglia molto. Questo diciamo è lo Zurighino, che è una riproduzione della torta Zurigo fatta a Mignon. A Mignon. E un altro che se veniamo diciamo voglio uno Zurino, no, voglio, cosa prendo qui? Ma direi che le classiche bignole piemontesi sono da provare. Sono da provare, sono tutte da provare. Cosa dire? Il Piemonte, l'Italia vive nell'eccezione degli artigiani. Voi siete un fiore all'occhiello dell'artigianalità non piemontese italiana, grazie alla famiglia, a chi è partito, ma con figli così. Secondo me il Monviso sta tranquillo, sta tranquillo, e soprattutto il gusto di tutti gli amici del gourmet, chi passa verso la Valle Po e non solo, viene a degustare e a gustare, ma è quasi un degustare, i sapori De Petris.